Ciao a tutti e a tutte! Oggi volevo parlarvi di tutti i film che ho visto nel 2017. Siamo a metà anno, quindi ho pensato facciamo un breve excursus dei film visti. Io amo guardare film e telefilm, purtroppo però non riesco mai a guardarne troppi di film perché in realtà ce le dico solo se riesco il weekend, nel senso il sabato e la domenica mi guardo un film, però molti sabato, molte domeniche siamo magari sono in giro oppure sono in Italia a trovare i miei genitori, per cui insomma non sempre riesco a dedicare veramente un sabato o una domenica ad un film. Quindi da gennaio ad ora ho visto solamente 10 film e volevo appunto parlarvene brevemente, quindi direi di iniziare subito perché sennò verrà fuori un video di 50 minuti. Non andrò in ordine di come ho visto i film, perché ovviamente io non ho la minima idea di come io abbia visto questi film. Andrò in ordine di come mi vengono fuori sul computer. Il primo film di cui voglio parlare è The Revenant, Redivivo. Io ovviamente con i film arrivo sempre dopo, tutti voi sapete che con questo film DiCaprio ha vinto l'Oscar. Meritatissimo. E di cosa parla brevemente questo film? Abbiamo Hugh Glass, un esploratore che appunto in una esplorazione è stato attaccato da un orso, tutti i suoi compagni lo credevano morto e infatti poi lo hanno anche abbandonato, è stato tradito da un suo compagno e Hugh, che è appunto Leonardo DiCaprio, dovrà affrontare diciamo questo suo percorso di rinascita e dovrà ritornare al villaggio dove ci sono tutti i suoi esploratori e dovrà cercare di sopravvivere per la sua famiglia, per il figlio in particolare. Io ho sempre pensato che DiCaprio, con questo film, prima di vederlo, ho sempre pensato che non meritasse l'Oscar e che gliel'avessero dato per non avere sulla coscienza il suicidio di un famosissimo e brevissimo attore hollywoodiano. E ho poi visto... Perché non gliel'hanno dato con tutti i film in cui ha recitato, dove ha recitato in precedenza, dove sì, meritava l'Oscar, ho detto vabbè, qua gliel'ha dato perché se non lo vinceva stavolta non avrebbe più vinto. E invece mi sono ricreduta. Si è sicuramente assorbito ore di trucco per tenersi sul corpo, farsi vedere sul corpo tutte quelle cicatrici che il protagonista del film aveva. Ha strisciato sul fango. Ha sicuramente dovuto sopportare il freddo e il gelo. Doveva far arrivare a noi spettatori una miriade di sentimenti pur non proferendo parola, perché DiCaprio in questo film praticamente non parla mai. Bravissimo comunque anche a Tom Hardy, che ha interpretato il cattivo del film. L'ha interpretato così tanto bene che io non riuscivo proprio a sopportarlo, non lo digerivo, tant'è che ogni volta che mi appariva nel film continuavo a muovermi, non riuscivo a trovare una posizione perché proprio non potevo vederlo. Quindi complimenti a Tom Hardy per questa recitazione. Quindi riassumendo, questo film ha veramente pochissimi dialoghi e pur praticamente non parlando mai, le emozioni che mi sono arrivate erano tantissime. La fotografia è spettacolare e infatti il film ha vinto anche per questo aspetto. Vi giuro che tante volte volevo fermare l'immagine per ammirare lo spettacolo che veniva ripreso. È vero che la telecamera proprio andava a rallentatore sulle scene in cui venivano ripresi appunto gli ambienti, i luoghi, eccetera. Nonostante questo, io comunque volevo fermare ogni volta perché era come se quello che avessi di fronte fosse stato un quadro. E solo per questo motivo questo film meritava di essere visto al cinema. Al cinema a tutto schermo una fotografia del genere deve essere una cosa meravigliosa. È stato un film pesante, ma non perché sia un brutto film, a me è piaciuto veramente tanto come film. È stato pesante perché è un film emotivamente pesante, è un film ansiogeno, è un film carico di tensione e da un lato è stata una fortuna che io non l'abbia visto al cinema, perché ero spampanellata a casa sul mio divano, ho potuto interrompere la visione del film andando in bagno diverse volte, ma avevo anche bevuto 2 litri d'acqua.
Comunque sì, mi spaparanzavo, mi buttavo le gambe su, le gambe giù, gambe aperte, in qualsiasi posizione, perché lungo e pesante, anche sicuramente il fatto che non ci fossero dialoghi ha contribuito alla pesantezza del film, ma ripeto, non è pesante perché è un film brutto, ho fatto fatica a finirlo, ma proprio pesante per il carico emotivo che si è portato dietro. Poi ho guardato Deadpool, passiamo dalla pesantezza di un film importante alla leggerezza di un film che di importante ha poco. Di cosa parla Deadpool? Racconta la storia di Wade Wilson. Fin dall'inizio, quindi da quando era un membro delle forze speciali, se non ricordo male, che è stato sottoposto ad un esperimento illegale e che lo ha portato poi a sviluppare dei poteri per cui accelera, guarisce molto velocemente. E da questo poi vediamo come si è trasformato Wade Wilson, non solo fisicamente ma anche come personalità. Interpreterà infatti Deadpool, un anti-eroe il cui unico scopo è dare la caccia a chi l'ha ridotto così, perché comunque Wade, in seguito a questo esperimento, riporta un fisico totalmente rovinato, un viso totalmente rovinato. Quando ho aggiunto questo film alla mia wishlist non sapevo assolutamente nulla di Deadpool, non ho letto fumetti, non avevo visto cartoni, se mai ci sono stati, proprio non mi ero informata su internet, non sapevo veramente niente, semplicemente avevo visto i trailer del film e ero rimasta sconvolta perché Deadpool si discostava totalmente da quello che tutti noi consideriamo il supereroe classico, per cui ho detto non posso non vedere Deadpool. Ray Reynolds secondo me è stato molto molto bravo ad interpretare Deadpool, ha cambiato infatti semplicemente con il tono di voce riusciva a cambiare lo stato d'animo e a farci trasmettere quello che lui provava. Considerate che quando lui è travestito da Deadpool il viso non è visibile, quindi noi non possiamo vedere la sua espressività facciale per cercare di capire quello che lui prova, quindi è solo con il tono di voce che lui ci deve comunicare la sua emozione e ci riesce benissimo, ci riesce alla grande. Le scene d'azione sono state fatte molto bene, ci sono i rallentamenti, gli zoom sugli oggetti, è stato tutto molto piacevole da vedere. Poi Deadpool utilizza un metodo di combattimento molto spettacolare. Le lotte non mi sono mai sembrate finte, non mi sono mai state sembrate create ad arte. La storia di per sé non è che sia magnifica, non è che ci dica grandi cose, semplicemente è la storia di Deadpool, chi era prima Deadpool, chi è diventato Deadpool quindi si è parlato del suo percorso di cambiamento e sicuramente anche il suo percorso di crescita, perché alla fine Deadpool ha fatto un percorso di crescita, è evidente. Per me questo non è un limite, sicuramente io ho delle informazioni di più su un supereroe che prima non avevo. Più volte finché lo guardavo l'ho definito un film trash, perché effettivamente è un film trash, al di là delle parolacce, cioè ci sono teste che volano, teste recise che volano, c'è sangue, c'è di tutto, ma è un bel film trash. Poi ho apprezzato particolarmente quando durante il film sono stati fatti dei riferimenti ad altri supereroi tipo Lanterna Verde o Wolverine, e da piccola nerd quali sono, quando vengono fatti questi riferimenti ad altri supereroi e magari anche prendendo in giro le loro caratteristiche, io cioè muoio dal ridere ogni volta, ovviamente se vengono fatte con ironia, insomma, questi riferimenti, ed è stata una cosa che ulteriormente mi ha fatto apprezzare il film. Ho poi visto Doctor Strange. Cosa dire di questo film? Partiamo subito con la trama. Doctor Strange narra la storia di un famoso medico chirurgo, Stephen Strange, che in seguito ad un terribile incidente stradale perderà, diciamo, l'uso delle mani, per cui lui non riuscirà più a fare il suo lavoro. Siccome la medicina tradizionale non riuscirà a risolvere il suo problema, lui partirà per Tamartage, una cosa di questo tipo, dove tipo lui pensa ci siano degli
stregoni sciamani che potrebbero aiutarlo, in realtà scopre che quelle persone stanno lottando contro i cattivi sostanzialmente, quindi lui poi dovrà decidere se tornare alla sua vita normale oppure se diventare il più potente stregone vivente. Brava piccola nerd, quale solo, non potevo non guardare questo film che per pura sfiga non sono riuscita a guardare al cinema e qua scendono lacrime copiosamente. Io avevo tra l'altro letto il fumetto di Doctor Strange che mi è stato regalato da Enrico proprio per prepararci al film, perché poi non è che lui l'abbia regalato a me e finita là, no? Poi se l'hai letto, voglio dire, perché io... noi ci facciamo questi regali che poi possiamo scambiarci. L'inizio è praticamente uguale del fumetto, poi ci sono state diciamo delle pieghe diverse, ma sinceramente non me ne frega niente, nel senso che per una volta, nonostante il film si sia discosto dal fumetto, il film mi è piaciuto un sacco e io mi sono gasata tantissimo. Benedict in questo film mi è piaciuto da matti. Piccola parentesi, Benedict assieme a Eddie Redmayne è uno dei miei attori preferiti dell'ultimo periodo, grazie sicuramente alla serie TV Sherlock che me l'ha fatto incontrare ed innamorare. In questo film mi è piaciuto comunque tanto, anche se in qualche modo non è fuoriuscita veramente tutta la sua bravura, però sicuramente è stato veramente molto bravo quando ha fatto esplodere tutta la sua rabbia in seguito all'incidente per aver perso l'uso delle mani, quando poi ha viaggiato, diciamo, negli universi facendo tutte quelle facce, tutte quelle espressioni facciali che ha dovuto sicuramente immaginarsi e creare dal nulla, perché è tutta opera di fantasia, tutti quegli universi, quelle realtà che lui vedeva. E mi è piaciuto anche nelle poche esileranti scene del film. Matt Mikkelsen purtroppo non è uscito come volevo. Lui è bravissimo, se non lo conoscete è interprete, fa Hannibal nel telefilm Hannibal ed è bravissimo. Purtroppo però tutta questa sua bravura non è fuoriuscita come speravo in Doctor Strange. Gli effetti speciali di questo film sono una cosa meravigliosa, i colori così sgargianti, cioè se un drogato fosse andato al cinema a vedersi questo film avrebbe avuto la sua dose di funghi allucinogeni gratis, cioè non gratis però per 8-10 euro, e ci sarebbe stato sballato per tipo 2 ore di film. Mi ha anche ricordato Inception quando i grattacieli, le case si ruotavano, si sormontavano, giravano, è stata una figata pazzesca. E nonostante queste scene potessero sembrare complicate proprio per il cambio di prospettiva, io non ho mai pensato, non ci sto capendo niente, era tutto molto chiaro, tutto molto evidente, tutto molto comprensibile, e questo è sicuramente un punto a favore, penso alla regia, alla scenografia, non so come si chiami in dettaglio. Quindi anche questo film in sostanza mi è piaciuto tantissimo. Altro film visto nel 2017 è stato Guardiani della Galassia volume 2, quindi sì, il mio 2017 per ora è stato pieno zeppo di supereroi, ma che novità! Comunque questo film sono andata a vederlo al cinema, è stato il primo film che ho visto al cinema qui in Galles. Ed ero molto spaventata perché comunque io ed Enrico guardiamo tutti film e serie TV in inglese, però con i sottotitoli, perché molti attori purtroppo parlano come se avessero costantemente una patata in bocca, quindi ero piuttosto terrorizzata ad andare a vedere un film al cinema senza sottotitoli. Devo dire però che nessuno ha mai parlato come se avesse la bocca piena, per cui anch'io sono riuscita a capire il film. Ora, devo proprio raccontarvi la trama di Guardiani della Galassia. Abbiamo semplicemente i nostri eroi uguali al primo film e che cercano di salvare il mondo, insomma, cioè non è che cambi qualcosa. Per tutte quelle persone che non sono andate a vederlo perché è un film stupido, sì, Guardiani della Galassia, volume 2, volume 1, idem, è un film stupido, ma è nato per essere un film stupido. E va amato perché è un film stupido. Ho detto appunto prima che i nostri protagonisti sono sempre quelli e cercheranno di salvare il mondo dal cattivo, però viene aggiunto un piccolo particolare, cioè qui si scopre chi è il padre di Peter, stile Star Wars, e il padre di Peter, cioè di Chris Pratt, gli dirà perché ha dovuto abbandonare lui, Peter, e la madre, e
Chi sarà il cattivo di questa storia? La presenza del baby Groot ha sicuramente divertito grandi e piccini e ha fatto insomma anche permesso alla regia di creare qualche diversivo tra i guardiani, tra le dinamiche dei guardiani, e sicuramente ci sarà un terzo guardiani della galassia in cui troveremo, come abbiamo visto dalle scene di coda, un Groot adolescente, e io non vedo l'ora di gustarmi il terzo film. Gli effetti speciali di questo film, tra l'altro, mi sono piaciuti tantissimo. Anche in questo caso i colori erano veramente un sacco sgargianti e mi è venuto in mente tantissime volte Avatar, e anche dalla copertina infatti del film, che troverete qui, immagino, o di qua, penso di qua, vabbè, e potrete capire quanto erano sgargianti i colori se non siete andati a vederlo al cinema o a casa. Comunque, cioè, se volete un film divertente che però usa quell'ironia non banale e nemmeno troppo forzata da risultare idiota, guardatevi Guardiani della Galassia volume 2. Ho poi visto Il Padrino, Shame on Me, che a 26 anni non avevo ancora visto questo film. Il film è ambientato a New York, siamo nel periodo dopo guerra, tra gli anni 40 e gli anni 50, ed è per lo più incentrato sulla figura di Don Vito Corleone, capo di una famiglia mafiosa divenuta col tempo una delle più importanti organizzazioni, poi criminali, grazie al rispetto ottenuto e all'onore ottenuto dal patriarca e anche dai figli, sempre in mezzo a queste attività losche di famiglia. Quando Don Vito Corleone rimane vittima di un attentato orchestrato da un'altra famiglia rivale, il figlio Michael Corleone, fino a quel momento rimasto estraneo a quella vita di cui non voleva saperne assolutamente niente, ecco, da quel momento Michael cambierà idea e deciderà appunto di in qualche modo non è che decide di sostituirsi al padre, però metterà in atto la sua vendetta con gli uomini e i fratelli fedeli al padre e diventerà di conseguenza lui il vero padrino. Anzi, non il vero padrino, il nuovo padrino. Io ho veramente portato alla lunga, io non volevo vedere questo film. Non è che non volevo vederlo, è che non me la sentivo mai di vederlo. Non lo so perché, sinceramente, però ormai le pressioni di Enrico si facevano sempre più pressanti. Un'italiana non può non aver visto Il Padrino. D'altronde, all'estero, a parte pasta e pizza, la parola a cui si è mandolino, la parola a cui ci associano è purtroppo mafia, per cui sì, indubbiamente non potevo non vedere Il Padrino. Pur essendo un film del 72, questa pellicola si adatta, ahimè, perfettamente ai nostri giorni, nel senso che la storia può essere benissimo una storia attuale dei giorni nostri, e non c'è insomma da esserne felici sicuramente. Devo dirvi che durante la prima ora mi sono annoiata parecchio, non vedevo l'ora che il film finisse, non riuscivo a trovare una posa sul divano, alcune scene addirittura mi facevano ridere, nonostante la drammaticità mi facevano ridere. Il problema di queste scene che appunto scatenavano la mia risata pazza era la falsità. La falsità delle scene, la falsità degli attori nel momento in cui recitavano la loro morte oppure il loro essere feriti, quindi quando urlavano, quando si accasciavano a terra, cioè facevano veramente pena. La falsità del sangue, che chiaramente era ketchup o comunque qualche altro miscuglio vermiglio, ma secondo me era ketchup. E la falsità di questo sangue che comunque fuoriusciva troppo in ritardo rispetto a quando la pallottola entrava nel corpo, cioè sparavano, la pallottola entrava nel corpo, pausa, 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 il sangue esce. Però capisco che erano altri tempi, per cui cioè, è normale che siano andate così le cose, ma abituata ai film di oggi io mi stavo scompisciando dalle risate. Quello che sto per dirvi è molto molto brutto. Dopo la prima ora le cose sono cambiate, mi sono fatta trasportare dalla rabbia di Michael e ho sperato che uccidesse un po' di gente. Sono sincera, non è una cosa da fare, non è nemmeno una cosa da dire magari su YouTube. Ma sono entrata, diciamo così, sono entrata in empatia con il personaggio di Michael Corleone e non vedevo l'ora che facesse qualcosa.
diciamo così. Si tratta di un film comunque che non mi ha entusiasmato, che secondo me è stato veramente troppo lento. Io capisco che doveva esserci tutto il preludio, perché Michael, cioè, prima di diventare il padrino, Michael non voleva assolutamente saperne di mafia e di tutte le cose losche che facevano i suoi genitori. Lui voleva restare pulito, quindi è ovvio che dovevamo vedere tutto il cambiamento di Michael e tutto quello che l'ha portato a questo cambiamento. Però per me è stato comunque veramente troppo lento e quindi la cosa non mi ha entusiasmato per niente. Poi, ripeto, le ultime 2 orette, l'ultima ora e mezza, ero tipo, sì, dai! E ecco, e, però comunque non è stato un film che mi ha entusiasmato appieno. E fatemi sapere comunque cosa ne pensate, se avete visto, se cosa ho detto, se avete visto questi film, fatemi sapere se vi sono piaciuti o meno, fatemi sapere se non li avete visti, se li guarderete, fatemi sapere qualsiasi cosa. Sono sempre contenta di leggere i vostri commenti qui sotto. Sto andando veloce perché uscirà un video di 25.000 minuti e quindi sto cercando di... E basta, e qua sotto trovate tutti i miei social, il blog, Facebook, Instagram, Twitter e Goodreads. Mi raccomando, se mi trovate, se avete voglia, chiedetemi l'amicizia, aggiungetemi, seguitemi, sono felice. E basta, ci vediamo al prossimo video, ciao!